guardare appunto con senza ipocrisie, ma con senso profondo di umanità, guardare a quello che avviene nel mondo e lavorare perché la liberazione sia davvero un fatto sostanziale. È un fatto sostanziale quando ci si libera dai bisogni e soprattutto dai bisogni più elementari che oggi permangono perché c'è un mondo squilibrato. Si parla e giustamente ci si concentra tanto su focolai di guerra, ma qui c'è una guerra che è permanente, appunto, che è quella che vivono migliaia di persone costrette a questa condizione. Quindi la battaglia di Riace è una battaglia della quale noi dobbiamo essere orgogliosi, e questa luce rimarrà sempre illuminata, perché nessuno potrà spegnerla, e la giustizia prevarrà proprio perché siamo dalla parte, e Mimmo è dalla parte della ragione. Ecco perché la giustizia alla fine prevarrà in una via crucis, perché questa è una via crucis con tante tappe, ma alla fine c'era la tappa della liberazione. Noi dobbiamo fare in modo che più persone, più cittadini, giovani soprattutto, possono essere consapevoli di quello che si è consumato a Riace, e anche di una certa propaganda che è stata costruita da una destra becera, da una destra ottusa, da forze che culturalmente sono animate appunto dall'odio, dalla violenza e non dall'amore per le persone. Vi ringrazio e vi chiedo scusa che l'ho fatto un poco lungo.